Ciao amici di Radio UCI, sono Mattia e nel video di oggi ti parliamo di reddito e pensione di cittadinanza. Le ricariche di luglio sono in ritardo? Ma prima di cominciare, se hai domande scrivile pure nei commenti. Se apprezzi il nostro lavoro di approfondimento quotidiano, metti un like. E soprattutto, se vuoi saperne ogni giorno di più su fisco, previdenza e agricoltura, torna a trovarci anche domani, oppure valuta l'idea di iscriverti al canale e attivare la campanellina. Così sarà YouTube a farti sapere quando pubblichiamo un nuovo video. Poi, piccola novità, se ti va, iscriviti anche al nostro secondo canale, Redazione Radio UCI. E ora possiamo dare il via al nostro appuntamento di oggi, parlando di reddito e pensione di cittadinanza, e in particolare delle ricariche ordinarie di luglio, o più precisamente del balletto delle disposizioni, che ci sono, poi non ci sono, poi riappaiono, poi riscompaiono, e quindi le ricariche del mese arriveranno in ritardo? Nonostante la confusione e il clamore generato, ecco che finalmente, alle 17 circa di oggi, 26, dopo il balletto che ti ho detto, spunta finalmente dal sito INPS il mese di luglio. Certo, al momento è visibile soltanto l'importo, senza data di rendicontazione né invio delle disposizioni apposte. Ma perché questo disagio? In realtà, INPS non si è ancora pronunciato in maniera ufficiale a riguardo. Però se ricordi, luglio è il mese di applicazione delle decurtazioni semestrali, e cioè quel sistema che detrarrà dalla prossima ricarica gli importi, esclusi arretrati e integrazioni dei bonus 2.400 e 1.600 euro, che non sono stati spesi nel corso del semestre passato e sono risultati eccedenti alla data del 30 giugno. Pertanto possiamo immaginare, come è successo già lo scorso anno, che questo ritardo nella pubblicazione degli esiti possa dipendere dalla difficoltà tecnica di gestire il sistema informatico delle decurtazioni senza errori, cosa che ti ricordo è già successa una volta in passato, tanto che INPS stessa le ha annullate, fornendo le ricariche in maniera intera per poi riprovarci nel mese successivo. Insomma, a questo punto dobbiamo preoccuparci di un possibile ritardo nelle ricariche di luglio 2021? E la risposta, a mio avviso, è no. Ovvio, a patto di non aver avuto somme non spese che ci saranno sottratte, per due ragioni. La prima è che, anche se non sono ancora comparse le date delle rendicontazioni con l'invio delle disposizioni imposte, in genere le ricariche iniziano di fatto nel primo pomeriggio del 27, a meno di ritardi e anticipi dovuti a giorni festivi e simili. In secondo luogo, le ricariche non arrivano a tutti nello stesso giorno, quindi se non il 27, il giorno tanto atteso potrebbe essere il 28, ma comunque sarà entro la fine del mese. Poi, ti ricordo anche un'altra cosa particolarmente utile, soprattutto per chi vuole sapere da cosa dipenda l'importo che riceve di reddito di cittadinanza. Basta cliccare sui numeri indicati nella colonna importo per scoprire come viene calcolato, quanto ci spetta e come il cacio sui maccheroni per questo mese, se e quanto ci viene detratto dalla ricarica per le decurtazioni. Invece, se vogliamo sapere quali prestazioni entrano in conflitto, per così dire, con il reddito di cittadinanza e ci fanno avere un importo minore della prestazione, come ad esempio l'assegno per i tre figli, che è in pagamento in questo mese, basterà cliccare sul pollice verde dei requisiti economici, poi sui tre puntini e, come puoi vedere dalla schermata, scoprire se, quali e soprattutto quanto conflitto c'è tra le prestazioni che riceviamo e l'RDC. Approfitto per aggiungere un altro aspetto. Alcuni dei nostri iscritti hanno ipotizzato che un altro motivo del ritardo potrebbe essere quello dell'integrazione dell'assegno temporaneo unico su RDC. In tutta onestà, ne dubitiamo, in quanto, come INPS stessa ha suggerito, è molto più probabile che le integrazioni e i pagamenti di questo assegno comincino a partire dal mese di agosto, se non addirittura a settembre, vista la clausola che conferma che le domande presentate entro settembre saranno considerate come spettanti da luglio. Inoltre, sempre in tema RDC e assegno temporaneo, ci tengo a rispondere alla domanda di Antonio, che ci chiede cosa succede nel caso in cui, all'interno di un nucleo beneficiario di RDC, c'è un lavoratore dipendente che avrebbe diritto agli ANF e che cosa succede?
Ciao Antonio, come sappiamo l'assegno temporaneo unico spetta in automatico ai percettori di RDC, ma a due condizioni. La prima è che abbiano figli minori nel nucleo a loro carico. La seconda invece è che non abbiano diritto agli ANF. Perciò, nella circostanza che ci hai esposto, il nucleo familiare non avrà diritto all'assegno temporaneo unico, ma dovrà fare domanda per gli assegni al nucleo familiare. Con questo, noi ti ringraziamo per aver guardato fin qui. Se hai domande, scrivile pure nei commenti e noi ci sentiamo domani con un nuovo video. Ciao! Radio UG.